quanto si diverte a fare la sciantosa. Devo dire tanto. Forse è quello, sai? E il pubblico lo sente. Io aspettavo da anni un'occasione così. Ero terrorizzata dall'idea, ma in realtà non aspettavo il momento. Serena Autieri è bella, bellissima. Lo era meno un po' tondetta la vera Elvira Donnarumma, una delle prime sciantose napoletane, ma dalle grandi capacità artistiche e canore, soprattutto con le radici ben piantate nella sua terra. Serena Autieri è Elvira Donnarumma, la sciantosa, spettacolo scritto da Vincenzo Incenzo e diretto da Gino Landi e sbarcato a Bari, al Teatro Team. Passo da una mossa, una lacrima, usurdate innamorate, canzoni meravigliose, del repertorio napoletano, di quello conosciuto in tutto il mondo, cantato dai più grandi tenori. One woman show in cui viene ricostruita l'atmosfera del Café Chantant in tutta la sua sensualità e ironia, durante il quale Serena Autieri coinvolge direttamente il pubblico con la forza, il calore e la passione di una vera chantosa. La cosa bella di questo spettacolo poi è che il pubblico è, come dire, protagonista, perché le chantose erano animatrici. C'è un momento di grande, come dire, di grande complicità e di scambio, e questo è bello, questo te lo dà solo la magia del teatro.